Toni Massolin, da sempre il più grande edicolante di Treviso, come va il mercato, Toni? Voi fate un lavoro difficilissimo che richiede sacrifici. Da 15 anni, sempre più riva in giù. Ma come mai? Finito i soldi. E poi internet, dicono che ha aiutato molto, resto così. Anche infatti penso di non durare più di tanto. Ma no, ci mancherebbe. Sì, sì. Ma anche la televisione fa la sua parte. Sì, però l'edicola è andata così. L'edicola è il settore da 100 è arrivata a 10 adesso. Com'è cambiata Treviso attraverso i clienti? Basta vedere, a parte i clienti sempre i più anziani prendono, i giovani zero. Zero assoluto. È difficile vedere un giovane con un giornale in mano. Raro, due al mese. Ma cosa bisognerebbe fare per incentivare i giovani? Lo saprei, non sto qua a parlare, neanche di loro. Pensare. Ne ho a casa anch'io giovani, perciò la strada la vedo. Attaccati al tavolo. Vado poco d'accordo su tutto. Toni, grazie, non chiudere, mi raccomando, se no. Sono obbligato, dottor, sono obbligato. Ma no, dai un grosso dispiacere a tutti i tuoi clienti trevigiani. Non mi danno più gli affitti, ma no, è questione di soldi, non vogliono più affittarmi i muli. Perciò devo prendere questa decisione. Mi dispiace, però. È così. Speriamo più tardi che mai. Dato. Grazie. Dottor, grazie. Grazie, Toni. Grazie.